secondi di violenza, 20 lunghissimi secondi in cui due ragazze fanno a tempo a sferrarsi calci e pugni, finendo a terra prima l'una dopo l'altra, sorrette e aiutate nella zuffa da altrettante amiche e dalle voci fuori campo. Chi incita, chi dice basta. Una scena fotocopia, quella vista nemmeno una settimana fa, sempre ad Oderzo. Solo che in questo caso siamo all'interno di un locale, in quel caso eravamo in Piazza degli Alpini e a darsela di santa ragione sempre giovani ragazze, ma con il preciso obiettivo di essere viste, riprese, pubblicate sui social. Anche in questo caso il video c'è ed è chi assiste inerme alla violenza che invece di intervenire, magari per sedare, apre la videocamera e schiaccia rec, riprende per diffondere sempre sui social. Una storytelling a cui siamo destinati ad abituarci? Secondo la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, ci stiamo abituando ad esibire. Di sicuro ci stiamo abituando al fatto che qualunque cosa deve essere esibita. Quindi mi domando se è un racconto di violenza o è un racconto di visibilità. Quindi sono ragazze che hanno trovato tramite questo modo, tra l'altro mi pare di aver letto che sono incontri programmati, si danno un appuntamento, hanno trovato un modo per avere i 5 minuti di fama. Quale ritiene possa essere un percorso di accompagnamento per la famiglia? Beh, avere degli spazi di dialogo, di riflessione, capire quali erano i vuoti o le mancanze, magari anche di rete sociale, di visibilità, che cosa li ha spinti a cercare questo spazio di richiamo sociale, più che puntare tutta l'attenzione sul fatto che siano state aggressive.